Due giorni di basket internazionale che ha visto il proprio centro di svolgimento a Trapani. Oltre al Deltona, la Trapani Shark ha ospitato la compagine giapponese del Ryukyu Golden Kings e il Partizan Belgrado che ha avuto la meglio sui Granata in finale. Queste le parole dei due coach al termine della gara. Abbiamo stato tre giorni molto piacevoli qui a Trapani. Abbiamo arrivato dopo di praticamente lavorare solo 10 giorni. Si vede che squadra deve migliorare ancora. Abbiamo fatto bene oggi, anche alcune cose non così bene contro una squadra che sa giocare, ma credo che il problema di loro oggi era perché erano stanchi di partita di ieri e perché non hanno tanta rotazione. Così, non è importante il risultato, è importante che abbiamo giocato come squadra, che giorno dopo giorno i giocatori cominciano a capire come vogliamo giocare come squadra. Così è. Peccato, volevo una prestazione veramente a livello molto più alto, ma avete visto per motivi diversi non siamo riusciti. Siamo riusciti a resistere 15 minuti, dopo 23-20 per noi, 27-27 pari, con problemi di Robinson, problemi di falli, purtroppo la partita è andata in direzione come è normale, non voglio dire doveva andare, ma è andata una strada sbagliata, con tantissimi accecati durante la partita. Come ho detto ieri, durante pre-season la cosa più importante è non far male grave qualcuno e ogni giorno avere progressi in sistema di gioco. E io onestamente, con una sconfitta meno 30, non lo so quanto è finito, vedo bicchiere mezzo pieno. I ragazzi hanno finito la partita in condizioni veramente molto molto difficili. Non avevamo nessuno più sulla panchina. Se un giocatore di l'altro è uscito, sarebbe partita finita con quattro giocatori. Così.